Sì, grazie Presidente. Intanto buongiorno a tutti. Allora, come già abbiamo discusso in Commissione Ambiente, congiunta con Politiche Sociali e Bilancio, sicuramente una delibera che rispecchia comunque la volontà, l'ideologia di questa amministrazione di tutelare e comunque di supportare tutte quelle persone che purtroppo sono vittima di una disabilità, soprattutto legata ai bambini che diciamo, rivestono un ruolo fondamentale di questa società. Noi come Commissione Ambiente abbiamo dato in sede appunto di Commissione degli indirizzi molto chiari e molto specifici, nel senso che è nostra volontà portare avanti questo tema, affrontarlo con risolutezza e soprattutto fornire a Roma dei parchi che possono essere chiaramente che possono ospitare o comunque che possono essere accessibili ai bambini disabili. È chiaro che noi dobbiamo fare però un discorso d'insieme, un discorso più ampio e non singolo, cioè non possiamo soltanto pensare che un municipio possa prevedere un unico spazio verde con giochi inclusivi, ma dobbiamo avere una visione un po' più ampia, che guardi chiaramente più avanti. Ecco, noi pensiamo che invece ci debba essere una omogeneità, chiaramente diciamo, nei municipi, perciò non soltanto un'area verde per municipio, ma puntiamo insomma, a creare aree ludiche in più parti nei municipi. Questo è fondamentale perché non vogliamo cadere nella discriminazione, non vogliamo diciamo, essere poi tacciati di coloro che creano beneficio a una parte della cittadinanza, a una parte di un municipio sguarnendo l'altra. Ecco, questo assolutamente non dobbiamo permetterlo. E poi contestualmente noi prevediamo una somma di bilancio molto cospicua, molto importante, pari a 1 milione di euro. Questo grazie all'assessore dell'ambiente che ha previsto questa somma imponente, insomma, per ridare vigore, insomma, per ridare vita a queste aree ludiche comunque nel tempo trascurate e degradate, e anche creare diciamo, delle aree accessibili e idonee sia per i bambini disabili, ma chiaramente anche per quelle persone, per i bambini diciamo, più fortunati. E contestualmente vogliamo inserire nel regolamento del verde, regolamento del verde del paesaggio, una parte dedicata appunto ai giochi inclusivi, perché noi crediamo che tutto ciò debba essere cristallizzato in un unico documento complesso, perciò non soltanto in una delibera. E con questo noi chiedemmo anche al consigliere Figliomeni, questo non potrà smentirlo, noi chiedemmo diciamo, un po' di tempo anche per istituire un tavolo tecnico per affrontare poi insieme dei punti forse critici o comunque dei punti poco chiari all'interno della delibera. Perciò chiedemmo diciamo tempo per approfondire questi temi, anche e soprattutto legati alla parte del bilancio dove diciamo una parte dedicata può creare comunque delle problematiche in termini appunto di contabilità. Questo sicuramente diciamo oggi ci fa trovare in difficoltà perché noi avremmo voluto insomma dare come dire, un parere più forte su questa delibera e andare avanti su un unico percorso. Però è chiaro che così come è formata, così come è strutturata la delibera oggi, sicuramente non ci fa essere così come dire, chiari come volevamo essere e comunque come lo siamo stati in commissione congiunta con le altre commissioni. Perciò sicuramente, ripeto, è un tema fondamentale di questa città. Ringraziamo il consigliere Filomeni, insomma, di aver portato all'attenzione questo tema. Però ecco, ricordiamoci che comunque i lavori si portano avanti bene quando sono lavori congiunti e questo sicuramente può dare un aiuto più importante, più forte alla cittadinanza romana. E allo stesso tempo l'assessorato alla sostenibilità ambientale insieme all'assessorato alle politiche sociali, Sore Baldassarre, insieme già si sta lavorando su progetti inclusivi anche legati alle sponsorizzazioni. Noi sappiamo che grazie a un noto
imprenditore. Insomma, Roma oggi dispone di aree ludiche nuove, chiaramente che hanno dato ampio respiro a quei parchi, insomma, che già abbiamo detto all'inizio del discorso, che vivono e comunque hanno vissuto un momento, comunque un'epoca, insomma, di degrado. Perciò è chiaro che anche insieme alle sponsorizzazioni, insieme agli accordi, insieme alle convenzioni, si possono poi instaurare dei rapporti e delle attività congiunte. Io oggi mi sento di dire questo. Certo, speravo in un lavoro più sinergico, questo non lo nascondo. Però ecco, ringrazio il consigliere Filomeni di aver portato all'attenzione un tema fondamentale per la cittadinanza, come ho già detto. Grazie mille.